down. If you could stand up just for 2 minutes. Merci beaucoup. Merci de regagner vos places. Please regain your seats. The press conference is about to begin. De votre droite à votre gauche, from your right to your left, the film producers George Faber and Freddie Demann, Charlize Theron, great actor. Sono di Avellino, quindi siamo tutte e due campane. Sono cresciuta guardando i suoi film e quello che ho fatto è stato rivederli. E non ho cercato di imitarla perché sarebbe stato un errore, non ho cercato di scimmiottare la Lorena, ma soltanto di in qualche modo di ricordarla. Le ho fatto un omaggio e quando la incontrerò le chiederò scusa per quello che ho fatto. Allora, yes. Two questions from the Mail on Sunday. A good sex. And what about you, Sonia? I mean, were you aware of the Pink Panther in Italy, for instance? How big was Peter Sellers and Blake Edwards, of course? Beh, sì, erano conosciuti in Italia. Vabbè, io tra l'altro li ho conosciuti in maniera particolare adesso perché ho rivisto un po' di film di Peter Sellers. È stato assolutamente un personaggio straordinario. Non so se il film racconta la verità, non so se quello che viene detto nel film è la verità. Forse è una parte della verità e va bene così. Yes, please. This is a question for you. That's an incredible film. Ragazzi, per finire adesso scendo. Siamo qui per assistere alla conferenza de presse in onore del film La vita e la morte di Peter Sellers. Tra il cast la bellissima e giovane Sonia Aquino che interpreta il ruolo di Sophia Loren. Su questo film, come abbiamo detto, si sono scatenate una marea di polemiche suscitate e organizzate, volute dall'ex moglie Britt Ekland, l'ex moglie di Peter Sellers, la seconda moglie, e dal figlio. Adesso quello che vorremmo sapere è se queste polemiche hanno un po' intaccato l'uscita per questo film. Questa sera ci sarà la proiezione del film alle ore 19, saremo sulla Montemarché e quindi cercheremo di riprendere anche il cast al completo, cosa già fatta in conferenza stampa. A più tardi, grazie, per il momento restituiamo la linea dall'Italia Pavilion per questa giornata straordinaria di questo servizio speciale dedicato alla 57esima edizione del Festival Internazionale del Cinema. Siamo nel Pavilion Italiano con Sonia Aquino, questa volta sono stato perfetto con il nome. Assolutamente sì. Di Benevento, giovanissima, bellissima. Non sei stato preciso sì. Esatto, sì. Sono di Avellino, però uguale. Di Avellino, sì, il collega fotografo mi ha sviato. Sì. Allora, come arrivi qui a Cannes, Sonia? In aereo. Sì, e poi farti assegnare grazie per la battuta, bellissima, mi piace, e poi farti assegnare un ruolo così importante come quello della Loren, sai? Guarda, io ho fatto un provino a Roma perché un pomeriggio mio agente mi chiama e mi dice: guarda Sonia, stanno cercando la Sophia Loren per un film inglese, io ci vado, ci sono andata, ho fatto un primo provino a Roma, poi un secondo a Londra. E dopo eccomi qua, insomma. Tu conosci la Loren? Hai visto qualche film? Io ho visto tutti i film della Loren. È un'attrice che adoro, è stato sempre il mio punto di riferimento davvero da anni e sono molto felice di averla in qualche modo interpretata e ricordata. Non è un'imitazione della Loren, è semplicemente un mio omaggio personale a una donna straordinaria e a una nostra stella del cinema. Certo, e tu sei l'amica di Peter Sellers, no?
Sono amica e collega di Peter Sellers, hanno fatto loro un film insieme negli anni 60, La miliardaria. Su quel set è nata un'amicizia molto particolare, si sono amati platonicamente. Come ti sei trovata con questo regista, con questo mostro sacro? Benissimo, Steven è un uomo disponibile, di grande talento, che mi ha aiutato molto perché ovviamente ero abbastanza nervosa. Vorrei raccontare la bellezza ai telespettatori, ma dovranno accontentarsi di vederla perché io sono qui vicino. Con Arbore tutta una gag? Con Arbore ovviamente tutta una gag, che sì. Che spiritoso che è Arbore, eh? Bravissimo. Beh, è un uomo simpatico Arbore. Senti, parliamo un attimo di Sara, oggi esce su tutte le sale cinematografiche. Che tipo di donna è Sara? Sara è la protagonista di Signora, questo film di Francesco Ladadio, ed sì, è una donna degli anni 30, emozionata, innamorata, coraggiosa e grottesca. Quindi... Una donna da prendere ad esempio? Sì, è piena di contraddizioni. Benissimo, ti lasciamo ai tuoi impegni, sarai sulla Montemarché questa sera perché c'è la proiezione del film, ti lascio per i saluti per UnoSat che ti vedranno in tutta Europa, dovunque arriva il satellite. Ciao UnoSat. Sonia Aquino, eh? Siamo sulla Montemarché per il film di Peter Sellers, La vita e la morte di Peter Sellers, grande attesa di pubblico e critica per questo film. C'è l'operatore Stefano Cianfarani che mi sta riprendendo, speriamo che l'audio sia buono, ma sicuramente sarà così. Stiamo aspettando Sonia Aquino, che è l'attrice italiana che impersona Sophia Loren, noi l'abbiamo intervistata. Intanto guadagniamo l'ingresso attraversando questa importante scalinata rossa per accedere alla Sala Lumière, al Gran Teatro, e assistere alla proiezione del film in anteprima mondiale. Ricordiamo il titolo La vita e la morte di Peter Sellers, qui da Cannes per la 57esima edizione del Festival Internazionale del Cinema. Sophia Loren. Emily Watson jouant la première épouse de Peter Sellers.